vanno a pensare nada. La vita è sta llena di occasiones y quiero vivirla hasta el final. Y quiero vivirla hasta el final. Buongiorno a tutti, salve a tutti da... No, buongiorno. Cioè, siamo sconvolte per il disco che oggi... Si è bloccato. Oggi il disco sta male. Oggi il disco si sta male. Si è sentito male il disco. C'ha le convulsioni il disco. C'ha le convulsioni. Sì, io ero lì a sentire l'estate, tagliena d'occasion, di occasion, come dici tu. E poi dopo ha cominciato a fare... È finita l'occasion. Già è partita male quest'estate. Non è partita perché qua ancora, secondo me, non... Quest'estate è ancora in faccia. Quando è fase di rosaggio. Questi giorni c'è stato un gran bel tempo. Guarda, una cosa mare, bella, insomma. Proprio. Oggi però fa caldo. Oggi fa caldo. Fa talmente caldo che sto sciogliendo. Tu sei una che il caldo ti fa irritare. No, ti piace. Io adoro il caldo, solamente che poi mi... Comunque mi esudo. Cioè tu quando ti piace qualcosa fai quella faccia. E quando non ti piace qualcosa che faccia fai? Cioè se ti piace il caldo e fai quella faccia non voglio starci quando non ti piace qualcosa. Non mi chiamare. Perché mi ritieni monoespressiva. No, in questo momento che c'è il caldo hai una faccia di una che dice c'è il caldo e non è che sono felice tanto da morire. Beh sì. Cioè, sono felice, però insomma in questo momento sto un po' soffrendo. Io conosco persone a cui piace il caldo, non hanno quella faccia, sono completamente diverse. Vabbè, comunque ognuno vive la felicità. Sarà che stamattina vivo la felicità in maniera... Ma che hai fatto ieri sera, Anna? Cioè, non è possibile, tu da prima che hai attraversato la porta, io ho detto, ma che fa? Cioè, dove sei stata ieri sera? Che ora hai fatto? No, perché, guarda, questo è perché io purtroppo, quando ho a che fare con quella persona lì che tu sai, purtroppo la mattina dopo... So così. Ma Ortensia. Ma Ortensia è inoffensiva. Mi sembra anche una che comunque si addormenta un po', si appennica da qualche parte, sta zitta. Che invece tu me la descrivi. Questa è pericolosa. Così, è una persona pericolosa. Però io questa mattina ci ho parlato con Ortensia. Era pimpante. Era che... pimpante, che lei è contenta. Ma ti ha menato. Mena, questo bullizza, questo è il problema. Vabbè, ma allora bisogna fare qualcosa. Ma allora legge troppo. Legge troppo. E va in giro con sto libro appresso. Se la prende con me, ma io che c'entro? Ti interroga, ti ha interrogato fino a notte fonda. Guarda, mi ha chiesto tutti i filosofi. Kant. Ti ha chiesto che cos'è Kant. L'erpice? L'erpice, che cos'è? Ancora non hai imparato che cos'è l'erpice, infatti, è vero? Non me lo ricordo. Che cos'è questa erpice? Non ho memoria. Però lei te l'ha spiegato. Lei me l'ha spiegato, l'ha letto un secondo. Niente, non ti entra nel cervello che cos'è l'erpice. Niente. Che poi si presta questa parola. Senti come appoggia bene l'erpice. A me piace questa parola. Parliamo di cose importanti. Anche perché, insomma, io voglio dimostrare a lei che io leggo. Vedi, la mia amica che legge deve capire che io leggo. Cioè... Quindi leggo cose impegnate pure. Segreti? Sì, sto, segreti. Questo è un libro impegnato. I segreti della vita. Non ti pare a te? Mi appello a... Non so, che emendamento era quello statunitense? Guarda, io non voglio dire che libro è, perché giustamente non è il caso. Però leggiamo qualcosa di questo libro. Leggiamo perché Ortensia ci invita alla lettura. Che questo è un libro. Ortensia la Secchiona ci invita alla lettura. Voglio dimostrare che questo è un libro impegnato, che mi ci sono impegnata proprio a leggerlo. Ma ti vedo, cioè vedo proprio pure vedi che il cambiamento della mia faccia, anche dei miei comportamenti. Non lo so, Anna, te sei una persona un po' che... Non lo so. Sono diventata più intelligente da quando leggo. No, ma che tu sei tu sei molto para intelligente, quindi... Para intelligente. Vai con la lettura. Vado con la lettura. Sì. Senti. Però intelligente. È intelligente. Cioè leggilo in modo intelligente. Aspetta, mi abbasso anche un po' gli occhiali perché, insomma... Oddio, così sembri tanto. Boh, ti faccio una foto. Sembri troppo intelligente così. Lo so. No, ma te la faccio sul serio una foto. Molte persone si sentono bloccate, imprigionate o limitate dalle situazioni in cui vivono. Qualunque sia la situazione attuale, si tratta soltanto della realtà che stai vivendo in questo momento e che comincerà a cambiare a mano che metterai in pratica il segreto. Quindi? No, la realtà o la vita che vivi attualmente è il risultato dei pensieri che hai fatto.
Tutto questo cambierà radicalmente non appena comincerai a modificare i tuoi pensieri e le tue sensazioni. Oh. Quindi allora... Io vedo Max ti guarda con un occhio tipo... No, perché Max mi dà ragione, guarda, giusto? Guarda, non ride, sta lì con... Con due dita appoggiate, l'indice e il pollice perché sulle labbra, cioè, e ti guarda austero. Verità, perché evidentemente, vedi, tutte le cose che mi succedono è perché ho pensato cose... Ma che ti succede, Anna? Mi succede di tu. Anna, è che tu, purtroppo, secondo me, tu ti attardi la notte. Non so cosa fai. Ma io soffro la di notte insonnia, si deve... semplicemente. Ma cosa questa è la scusa faccia? Di quelli che vanno in giro a divertirsi la notte. Che, dico, poi dopo io soffro di insonnia. La sera si va a dormire. Io non dico che devi andare a dormire alle 10:30. Però... dopo stai così, tu c'è solo sonno, Anna. Non sono i pensieri che ho fatto. No, sono le ore tardi, cioè le ore piccole. Ma io vorrei provare, io voglio proporre anche un sondaggio su questa cosa. Cioè provate allora a questo punto a pensare delle cose fantastiche. Io voglio una villa con 30 camere. E che ci fai, Anna? Il bed and breakfast? No, che ci fai? La pensione Anna con 30 camere? Che ci fai? No, veramente. Io anzi, me lo chiedo sempre, ma queste persone che hanno ste ville con 30 camere, ma che ci fanno? Dopo finiscono tutti a fare l'agriturismo, poi dopo l'erpice ti serve sul serio con l'agriturismo. Mi serve anche un bel trattore. Un trattore, ti serve il personale, perché te non ti vedo molto avvezza a questo tipo di attività. Te sei avvezza? Sì. Sei avvezza alla campagna? Tantissimo. Sei avvezza, tu? Sì, non ti facevo? Fai delle mani. Non sei avvezza, Anna. Non sei avvezza. La campagna, cioè, è un posto che io purtroppo ho un problema serio con cioè, a te già la campagna non piace. Pensa se tu dovessi... alle 4 di mattina che devi andare a fare dei lavori, non so, di raccolta, no, semina. Io ho il terrore delle farfalle. E mi portavano da piccola nel bosco, io cominciavo a urlare. Forse con ti una ci pazza. Portavano apposta nel mi bosco. Mi portavano nel bosco di Sant'Antonio e ti lasciavano là. Praticamente poco ci è mancato, perché io avevo paura di queste farfalle. Io urtavo proprio, io appena vedevo le farfalle impazzivo. Ma pensa loro che vedevano te che urlavi e si spaventavano. Quelle vivono un giorno solo, traumatico, sì, gli hai fatto vivere quel ti giorno. Ti giuro, un trauma tremendo. Ma come fai ad avere paura delle farfalle? Sono bellissime, Anna. Di cos'altro c'è paura? Dai, parliamo delle tue paure. Vabbè, gli insetti. Gli insetti tantissimo. Tutti. Pure i bagarozzi. No, sì. Ma la cosa che mi fa più paura è, vabbè, i tastaferri, le api. Cioè, proprio io scatto. Cioè, tu vedi un'ape, io sono già volata, capito? E vermicelli? Sono già volata dall'altra parte. I bruchi, i vermi, tutte queste cose qua ti... Ma oddio. Cioè, il mondo... mi inquietano, però, insomma, sì. Importante che stanno, ma l'importante è, guarda, che stanno molto lontano. Cioè, quali sono gli animali con cui tu ti senti in sintonia? Quali sono? Ci sono soprattutto? Ok, un'altra cosa del... No, aspetta, aspetta, ci sono due animali che mi piacciono. Non dire il gatto perché sai che ce l'ho io. Il cavallo mi piace tantissimo. Il cavallo. Io amo i cavalli tantissimo. E il delfino. Brava. Delfino piace anche, me lo sono ricordato. Te lo sei ricordato che te l'avevo detto. Però il cavallo veramente ci vuole la casa con 30 stanze. La villa grande. Vabbè, qui a Pescara non è un problema. Ok, leggi. Come si chiama? Leggi come si chiama il segreto della vita. Ok. Vorrei condividere con voi. Guarda, hai visto che non mi sono girata verso di là? Io non ho, posso girarmi? Posso dire, ho paura. Oggi mi fa terrore, Max. Vi lascio con questa frase e poi andiamo in pausa musicale. Secondo me la musica durerà molto oggi. Tutto quello che siamo è il risultato di ciò che abbiamo pensato. Ecco, rifletti, a tra poco. Anna, rifletti, a tra Anna. Poco, perché era meglio che pensavo. Forse io di... Uomini golosi, vendo sguardi ed emozioni, so di vivere in simbiosi con gli applausi della gente che mi ascolta e non mi sente, coi giudizi e le paure di chi sa che sono pure un po' egocentrica e a volte forse un po' lunatica, ma non sarò la prima e l'ultima che vuol sentire di essere l'unica. Non seguo la
moda e non sono consumista. Non distingo una scoda da un appunto, da una fiesta. Corro anche se questo vento non mi porterà mai più in alto, perché vivo solo quando amo, rido, piango e canto. Eccoci. Tu sei egocentrica e lunatica? Che dici? No, yeah, assolutamente. Egocentrica proprio no. No. Lunatica, ma sì, un po'. Un po'. No, no, non tanto, no. Dai, allora, no. Allora, so io, non sei tu. No. Noi giriamo a turno. Noi ci scambiamo anche i ruoli. Una volta sei egocentrica, so. Tu. Una volta io. Ma a te, dimmi. Seriamente, Anna, che cos'è che ti dà energia nella vita? Allora, è possibile? Ma come? Cioè, fino a ora ne eravamo riusciti anche a non dire quella parola. Ma là, che fino adesso hai detto il mio libro, non parlate mai del mio libro, mi ha fatto sentire in colpa. E allora te l'ho dovuto chiedere. Lo so. Ecco, a te di energia leggere queste cose. No, leggere questo tipo di cose di energia. No, perché se tu leggi Olden, forse volevo dire, scritto da Salinger, io mi sa pure che devo dormire di più. No, te ne importa niente, però questo di energia, queste cose mi fanno impazzire, sapere come piace moltissimo e studiare. Fabio Volo, scommetto che tu sei una che mai letto in vita mia. Okay. Ma no, senza offesa per lui. No. Poi mi sembrava un tipo che poteva apprezzare. Io? Che poteva leggere? No, no. No? No, no. Nelle 30 stanze? No? Nelle 30 stanze della tua villa? Una apri, c'è lui. No, io ho sempre sognato di avere una villa, cioè una casa grande, ti giuro. Con 30 stanze. Questo non si avvererà mai, però fa niente. Ma no, devi dire che sta con... Che ne so, un posto dove tipo i miei bambini potevano, avrebbero potuto... Che ne 30 so, bambini? Fare... No, 30 bambini no. 30 stanze? 30 28 stanze, bambini. Vabbè, però, capito, una stanza per la musica, una stanza dove uno può dipingere, una stanza dove uno può creare. Mi piace fare una casa dove e tutti questi bambini tanta... si sposano. Facci una scuola, no, come gli X-Men. Esprimere le loro potenzialità, mi sarebbe piaciuto tantissimo. C'ho un'idea, quando ci avrai sta casa... Genere. Ci fai la scuola come gli X-Men, eh? Dai. Poi alla fine i miei figli avranno i superpoteri. Come i Rocky. I figli con i superpoteri. E quindi... No, però se diventi ricca, scusa, tu puoi proprio acquistarti Fabio Volo, te lo metti nella camera, apri che ti legge il libro. Sono a vedere Aladdin, sì, l'ho visto anch'io bello, l'ho visto. Dai, bello, sì. Non mi piacciono tantissimo i musical, però quello l'ho gradito perché è simpatico. Ah sì, guarda, veramente... Mi è piaciuto tanto tutto, la scenografia, sì, i colori, no, ma poi musica, Willy Smith interpreti, tutto. Willy Smith è bravissimo. Le canzoni pure, dai, non erano male.
se ti piacciono, molto carino, quel genere. Però insomma, bello, ci ha fatto ridere, sì, dai, è stato fatto bello ridere, alla fine ha pure ballato Willie Smith. E quindi a quel punto ho detto, ma io pure voglio il genio della lampada. Sei tu il mio genio. Neanche tre desideri, neanche uno, tesoro mio. Però comunque, se è fattibile che lo posso fare. Max, Max, sei tu il mio genio della lampada. Max, Max, c'ha una voglia da fare i desideri, da esaurire i desideri, che proprio, e ci esaurisci i desideri? Eh? Come no? Lo vedo. No, ma per quello c'è il segreto, c'è che il segreto. Ci esaudisce, allora, tutti i sei. Voi pensate, l'importante è pensare. Non c'è la lampada, pensate e ce l'hai creerete la vostra frase. Realtà, questo è il senso del libro. Allora, crea un po' di realtà nostra. Senti, tutto è energia, sei come un magnete di energia, quindi attiri le cose ma con un flusso. Ma perché proprio questa frase? Non ho capito, perché proprio questa con l'energia? Fino a mo' non c'era. Ma infatti è arrivata adesso, E trai energia da tutto ciò che vuoi. Sei un essere spirituale, sei energia e l'energia non può essere creata o distrutta. Cambia semplicemente forma. Per questo la tua pura essenza c'è sempre stata e sempre ci sarà. Quindi adesso io mi concentro sulla villa con 30 stanze, ce la posso fare? Io dico, mi registri la tua voce che legge ste cose, me le sento in macchina, quando vai in macchina. Magari, che ne so, forse. E ogni tanto ci ficchi una parte del tuo libro. Ogni tanto leggi il tuo libro, no? Tra una cosa tipo pubblicità, leggi una parte e poi dopo ricominci con... Vorrei tanto sapere la mia amica che legge cosa ne penserà di quello che sto dicendo adesso, vabbè. Non lo so, ma io non ho mai capito che legge veramente, no, diciamoci... No, io lo so cosa legge, vuoi che te lo dica? Un esempio. Lo devo dire pubblicamente, un esempio. Che si arrabbia. Vabbè. No, lei legge Paul Auster, e legge... Cosa allegre, insomma. Non lo so perché non ho mai letto. No, dico cose di... Ma se poi che legge? E poi legge... Aspetta che poi mi viene solo... Mi sono emozionata. Tutti gli scrittori russi. Chi legge? Che legge? Sì, legge la letteratura un po'... Un po' noiosa. Quella noiosa che quando apri il primo libro già... Sì, la seconda pagina che c'è la seconda pagina che dici fammi vedere come va a finire, esatto. Vedi l'ultima, quello che ti vai a prendere, quello scritto, quello registrato, e te lo senti in macchina, insomma, sì. L'audiolibro, sì, sì. Va bene, leggi questa sicuramente frase. Non leggi questo. L'universo nasce dal pensiero, siamo i creatori non solo del nostro destino ma anche dell'universo. Hai a disposizione una riserva illimitata di... No, sto vedendo la tua faccia, io non ce la faccio. Hai a disposizione una riserva illimitata di energia. No, di denaro. Di idee. Di idee. Quindi, queste sono energie e idee. Ecco, ma ti sputa soldi. Tutta la conoscenza, le scoperte e le invenzioni sono potenzialmente presenti nella mente universale, in attesa che la mente umana le tiri fuori. Hai tutto nella coscienza. Lascia andare le difficoltà del passato, i codici culturali e le convinzioni sociali. Sei l'unico a poterti creare la vita che meriti. Una scorciatoia per realizzare i tuoi desideri consiste nel vedere quello che vuoi come fosse già un dato di fatto. Oh. Il tuo potere è nei tuoi pensieri, quindi mantieni la consapevolezza. In altre parole, ricordati di ricordare. Io ho un'idea. Andiamo dentro una villa che già c'è. Entriamo con 30 stanze, però. Con 30 stanze. Andiamo dentro e andiamo a contare le stanze. E ci comportiamo come se fossimo padrone, stanze. No? Là dentro. E poi, se quelli ci dicono qualcosa, facciamo. Noi ci stiamo comportando come se già il desiderio si è avverato. Ma guarda, secondo noi ci dobbiamo provare. Allora, facciamo questo esperimento. Fra due settimane, poi ci rivediamo qua. Se non andiamo a finire in galera, no, noi ci presentiamo e diciamo, mi sto comportando come a casa mia. E con la piscina, soprattutto. Ma là potrebbero farci. Si chiama TSO, mi pare, no? Il TSO, quello, il trattamento sanitario obbligatorio. Poi ci accorgiamo di dove stiamo. Ci accorgiamo, forse. Tutte e due il TSO fra due settimane. Magari in questo momento già stiamo dentro una clinica, non lo sappiamo. Ma io ho un'altra idea. Perché non prendiamo questo libro e leggiamo una frase io, una frase tu e la mandiamo a Ortensia? Tramite WhatsApp, nell'audio messaggio. E lei sicuramente approverà questo libro. No? E mi dirà, leggi di più perché poi lo chiama lei. Mettiamoci subito al lavoro. Lo chiama lei il 118, il 911. Sì, perché lei è cattiva e dispettosa. Va bene, un saluto a Ortensia, un saluto finita, a Stefano, l'altro mio amico. Un bacio a tutti e ciao a presto. Tutti, arrivederci.
conmigo esta noche.